Eccomi qua ragazzi, bentornati in questa puntata della serie Green River numero 52. Oggi sono qui, potete vedere, a bordo del mio Fendt 820 che tra poco compierà 7 ore di lavoro passate a raccogliere balle, a voltare il fieno, a ranghinare. Quindi devo dire che ho lavorato un bel po' nella scorsa puntata e oggi direi che farà anche meno fatica, dai. Comunque ovviamente grazie alle forchette SZ e al carro che vedete là in fondo. Questo qui vedete il Flieg, che mi hanno aiutato moltissimo nella raccolta delle balle, perché ovviamente queste qui sono delle CSZ e grazie a queste foche qui posso caricare le balle in automatico o anche singole. Poi posso scegliere se portarne 3 al colpo o 2, basta semplicemente regolare questi supporti qua che vedete e sono a posto. Anche quello lì caricamento automatico, e oppure posso anche farlo manuale, nel senso che posso caricare io le balle e posso tranquillamente portarne anche fino a 8, mi sembra, o no, 7 8, non mi ricordo, insomma 7 pile da 8, perché avete visto infatti in altro video, nello scorso video, che ho tentato in un breve video bonus di fare una pila, cioè far pile da 9 e portarle a casa. Come avete visto, il risultato è stato un pochettino disastroso, cioè non che avessi grosse aspettative, ma era previsto che non ce l'avrei fatta, perché ovviamente non è una questione di abilità, anzi forse magari sì, però fate conto che era un bel peso da sopportare per il carro, quindi avendo abbastanza peso sull'asse anteriore posteriore era normale che si capotasse, infatti si è capotato. E ho provato anche di là, di qua vedete, qui dove c'era botte dell'acqua. Ho fatto anche dire la stessa cosa, ho fatto una manovra un po' troppo male, leggermente veloce, e mi si è capottato il rimorchio, quindi perfetto. Nonostante tutto ho riuscito a portare tutte quante le balle qui a casa, quindi eccole qui tutte belle impilate. Ho cercato di seguire la forma del tetto e la prima volta è successo un piccolo casino, nel senso che la fila qui di sinistra mi si è sminchiata e mi sono cadute tutte quante le balle in avanti. Quella di destra un pochino, ma non tanto, infatti vedete che è leggermente spostato qui dietro, ma comunque per il resto l'ho fatta bene. Anche qui la paglia è ancora intera, quindi ottimo. E vabbè, avete letto dal titolo, oggi sono qui per andare a prendere le vacche, però come avete visto non ho gli attrezzi, non ho l'attrezzatura per poter dare da mangiare. E adesso io vado subitissimo al negozio a comprare tutto quanto quello che mi serve, cioè il carro per fare il letto alle balle, alle vacche, scusate, alle balle, e anche il carro miscelatore, perché ovviamente non posso farlo se non ho quello lì, altrimenti riesco a fare la razione mista, non posso neanche dare da mangiare. Adesso con il mio dorotissimo Fendino, che ho a compiuto 7 ore, quindi auguri, complimenti, e evitiamo di distruggere staccionate e di cadere dentro l'acqua e di inforcare magari eventuali auto. Ok, tutto perfetto. Adesso qua io vado a prendere com'è che si chiama quel carro lì che serve per fare il letto alle vacche? Il carro, non mi ricordo, lanciapaglia mi sembra, non ditemi voi nei commenti come cavolo si chiama, perché non ho idea dei termini corretti, perché a volte magari sbaglio e la gente non si dice così, oppure ma cosa vai a prendere il carro trinciapaglia, carro trinciapaglia, ecco, sono un genio, cazzo. Vabbè, intanto sparando a casa, sono arrivato qui, adesso andiamo a prendere il carro trinciapaglia. Ok, dove cavolo so, ah ok, eccolo qua, carro trinciapaglia, il Primor, ok, 100 cavalli richiesti, ne uso 200, quindi proprio puff, pochi cavalli mi dicono. Boh, questo qua, ok. Rispondo subito alla domanda che qualcuno di voi potrebbe farmi. Perché prendi il carro trinciapaglia se tanto c'è il carro miscelatore che basta semplicemente avvicinarsi e scarica la paglia e fa la lettiera in automatico? Perché in questa mappa la stalla, che poi dovrò anche pagare il titolare, dovrò pagargli cos'è, mezzo milione di euro, cioè 500.000 euro per la stalla, perché avete visto anche l'altra volta era tutto quanto in comodato d'uso. Dopodiché quando prendo e espando la mia azienda devo pagare il terreno, devo pagare anche la stalla, e quindi diciamo che devo pagarlo e dopo diventa automaticamente mia. Insomma, perché uso il carro trinciapaglia? Perché in questa stalla qui non puoi buttare la paglia direttamente col carro miscelatore, ma devi proprio lanciarla là dentro per fare la lettiera. Quindi ecco spiegato il motivo. Adesso che ho guardato tutto quanto a casa e faccio vedere un pochettino la preparazione del tutto quello che serve per le vostre dorate vacche.
Sì, come ho detto l'altra volta, non tutti magari sanno come giocare a questo gioco, perché magari non sanno come funziona la realtà, non stanno lì a vedere la realtà nei video e quindi diciamo che questi video sono fatti anche per far capire un po' le cose. Se poi dopo la gente guarda, boh, se no pazienza, comunque cerco di essere magari un pochettino bravo nel spiegare, cerco di spiegare le cose per bene in modo da far imparare a chi non sa o chi magari ha le prime armi, magari chi vede per la prima volta i miei video, spiego anche un pochettino come funziona il tutto. Non sono un grande espertone, ma per le cose base basterebbe semplicemente guardare i video tutorial o semplicemente guardare la realtà su YouTube. Quindi non ci vuole un granché. Grazie che laghi. Ho sbagliato strada, quindi perfetto. Vabbè, andiamo avanti. Ci siamo tra poco quando è l'ora di rifornire tutto quanto. Allora, qua è tutto quanto pronto. Ho posizionato il caro miscelatore lì, mentre il trinciapaglia è lì, il caro trinciapaglia. Adesso qua vediamo di prendere le due balle che ho preparato appena adesso. Ecco qua. Mettiamo dentro lì e poi passiamo al caro miscelatore. Quello che avevo prima, quello trainato, conteneva una balla di paglia, una balla di fieno resta insilato. Questo qui è leggermente un po' più grande, penso ne contenga due. Ok, P, no, 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 no. Un po' più in dentro, là, eccola, perfetto. Sì, ho appena grattato via un po' l'attrezzo, ma va bene. Quindi questo qua sembra un po' più... No, anzi, in teoria è uguale, perché a vedere la grandezza mi pare un pochettino più... cioè, leggermente più grande. Un attimo che... no, qua, ho sbagliato. Allora, cari miscelatori. Questo qua è da 16.000 e l'altro è da 13.000, quindi deve essere sempre una balla di paglia, una balla di fieno resta insilato. Quindi adesso proviamo subito e vediamo se è così, perché è così, cioè, cambia leggermente qualche litro, ma... la differenza è che questo qui è semovente, quindi non c'è bisogno che io stia sempre lì, ma niente, con un trattore. Magari questo qua lo uso per, come ho fatto anche nella scorsa puntata, per tirare sulle balle, mentre questo qua lo uso per la razione mista. Tanto alla fine è praticamente quasi indipendente. Come ho detto anche prima, mentre ero in negozio, potrebbero fare 19 che magari voi potete smontare le balle. Invece di prenderle sciolte, ma le potete smontare voi cavando magari via gli spaghi e poi prendete e usate il caro miscelatore, visto che c'è una testa davanti che serve per sminuzzare il trinciato, potete usare quello lì per sminuzzare anche la paglia, cioè non sarebbe male come idea. Questo qua è a posto, quindi possiamo lasciarlo qui. Adesso prendiamo il nostro caro miscelatore e prima praticamente ho avuto qualche piccolissimo incidente, perché come potete vedere ha un raggio di strazzata veramente ampio e quindi il mio aiutante, correndomi dietro, ha strazzato troppo, è andato addosso un'auto. Ovviamente non è colpa mia, è colpa di lui, sua, ma ovviamente pago io, quindi e vai. Ecco, vedete, appena adesso ho appena detto e già ha fatto danni. Qui allora, qui c'è, dicono che c'è troppa paglia. Adesso, ok. Andiamo qui, accendiamo la nostra bestiola e tiriamo su tutto quanto l'insilato finché non è pieno. Ok, adesso qua ben bene si sta riempiendo, ma evitiamo di fare buche. Ecco qua così. Praticamente stabilire tutto quanto dovrebbe fare praticamente tutto quanto sul verde e la razione mista dovrebbe essere completa. E vedete, io così sto facendo, ok. Dovrebbe essere, quella dovrebbe diventare 50-50-50 in teoria. Boh, come potete vedere qui si ferma al 99% perché su farming 17 c'è sta rogna qua, praticamente la trazione è fuori a pieno. Ma resta al 99%, quindi adesso io mi ritrovo con questa cosa qua. Non ho razione mista completa, quindi in teoria se butto qua mi segna non completa, cioè mi è fuori l'indicatore che la paglia è troppo... no, deve essere giusta, più o meno. Però, vedete, io scarico, mi è fuori separato, mi si separa tutto quanto quello che non serve. Adesso premo I. I e non funziona. Perché non funziona? Domanda intelligente. Perché qua è tutto quanto pieno di paglia e erba, quindi alla fine non ho niente tranne l'insilato, ma non mi scarica lo stesso. Ok. Oh, adesso funziona. No, col cacca che funziona, perché siccome che c'era la paglia che era troppa mi ha sminchiato tutto quanto, quindi adesso mi trovo semplicemente con sola paglia. Quindi adesso riproviamo ancora. Ditemi voi nei commenti come cavolo fa la razione mista, perché qua non lo so, e sì che...
Ah, ecco, è perché contiene 1.000 litri in meno, quindi ecco perché la forazione mi sta sballata. Madonna, guarda, cioè, tirate quelle bestemmie che non avete idea. Vabbè, insomma, prossima puntata, grazie ai vostri suggerimenti, riuscirò a fare sta cacchio di reazione mista. Adesso qua intanto tralasciamo, mettiamolo qui in parte, andiamo subito col camion a prendere le mucche, anzi andrei male domani mattina. Ma anzi potrei andarci adesso visto che così poi sono a posto. E domani mattina vado a pagare il... Anzi vado adesso, faccio tutto quanto adesso se no perdo troppo tempo. Quindi adesso io vado a prendere le mucche, vado dal titolare qua dell'azienda, gli pago cos'è 500.000 euro e poi sono a posto. Quindi adesso ci vediamo tra poco quando sono arrivato al punto di carico. Allora, eccomi qua arrivato dal mio amico, il punto di consegna dove posso ritirare le mie 24 vacche. Adesso andiamo subito a prenderle. E allora, ho pagato il titolare dell'azienda che mi ha dato il campo e la stalla per 500.000 euro. Adesso devo pagare anche il debito con la banca. Ecco qua, altri 10.000 euro. Ok, adesso andiamo a prendere le nostre mucche qua. Ok, compriamole. 12 vacche per 60.000 euro. Ok. Adesso anche il resto qua, anche l'altro rimorchio, ecco qua, compriamone altre 12, ecco qua, 60.000 euro, totale 120.000 euro e mi sono rimasti pochi soldi, quindi prossima puntata, come già detto, vedrò di tagliare via un po' di alberi per fare un po' di soldini anche, e poi vedrò di svuotare un pochettino anche il biogas, vediamo cosa c'è da fare. Ok, adesso qua si diamo marifari. Comunque adesso io qua torno a casa, dopodiché le porto in stalla e a posto. Vado a sistemare un pochettino e ditemi magari per reazione mista, visto che può darsi che magari non abbiate visto la parte prima, quindi ve lo ripeto anche qui. Non so come cavolo fare reazione mista, e sì che è praticamente uguale a quella del vecchio caro miscelatore che avevo prima, ma comunque non funziona, non so il perché. Adesso io qua torno a casa e andiamo tra poco. Allora ragazzi, ho portato a casa le mucche, le mie adoratissime 24 vacche e ho provato ad andare lì dove c'è quel cancelletto lì. Solo che, questo che vedete, solo che non me le faceva scaricare, non è come le pecorelle. Quindi sono andato qua a vedere un pochettino, ho provato qua nella stalla e ho scoperto che praticamente le mucche bisogna scaricare dentro qua, perché ovviamente essendo una stalla le mucche vanno scaricate dentro. Il problema è che avevo perso tempo anche qui perché non sapevo come cavolo chiudere ste cacchio di porte e allora io... provato qui ma non funzionava perché mi si apriva la porta quella sbagliata, cioè questa. Vedete, mi si apre questa qui. E ok, però c'è questa qua che è in mezzo alle balle, quindi come cavolo faccio? Io pirla, semplicemente bastava che cliccassi qui e le porte si... e questa porta qua si chiudeva e si apriva questa qui. Adesso vado ad aprire anche questa qua così almeno riesco ad uscire senza incastrarmi, anche se la vedo dura. Adesso io qua apro sta porta qui. Questa porta qui la chiudo. Sì, senza mai incastrarmi su qualcosa, hola. E boh, saliamo sopra il camion e posso tranquillamente scaricare le mucche dentro qua, finalmente, perché da un po' che ci giro e sono andato un pazzo, sto per bestemmiare, dopodiché ho detto, vuoi che magari il punto di scarico sia dentro alla stalla, visto che è una stalla, quindi le mucche dovrebbero stare dentro lì? La risposta è stata sì e io ho fatto una figura da pirla, perché ci ho perso tempo per niente. Adesso qua scarichiamo gli animali. Scarica tutto quanto, dai. Conferma, ok. E scarichiamo anche le altre dentro qua. Perché non mi fa... Ah, ok, forse... Ok, ora così. Scarichiamo anche queste qui. Perfetto, conferma. Boh, eccole qua le mie doratissime mucchine. E adesso devo fare lo slalom tra le balle perché sennò me la porto via. Ok. Sì, dai, può andare. Adesso qua devo farlo proprio senza far danni. Buon, perfetto. Questo qua lo portiamo qui a lavare, visto che ho portato le mucche, penso che abbiano cagato anche abbastanza dentro lì, tra pipì e roba varia. Poi devo anche pulirlo per via delle leggi dell'igiene, ovviamente, perché non è che posso portare animali mezzi sporchi con un camion altrettanto sporco, quindi c'è. Ok, per ora mettiamo qui e a posto. Adesso qua vedo di chiudere. Anzi, lascio aperto qui. Anzi, no, no, cioè, devo chiudere perché sennò là. Sì, ma aspetta un attimo. Lascio aperto questo qua. Così posso entrare e uscire tranquillamente.
E boh, questa è fatta, adesso le mucche sono qui, mi produrranno liquame, letame che ovviamente essendo 24 vacche non è che possono fare chissà che cosa, cioè sono delle povere piccole mucche, quindi non è che posso pretendere moltissimo. Un attimo. Ok, boh, perfetto. E quindi più avanti vedremo di prenderne altre, visto che adesso ho anche pochi soldi, quindi vorrei evitare di buttarne troppi in spese che magari potrei fare tranquillamente. Ecco qua, per quanto riguarda il caro miscelatore, ditemi se magari avete qualche idea. Potrei anche magari mettere il coso qua, come si chiama? La stazione di mix station qua, vedete, qua c'è un po' di spazio, magari taglio giù un po' di alberi qui, visto che tanto devo tenere quella di fianco al campo che vedete, quello di erba. Ciao, parente di Marco. E qua potrei metterci la mix station, metto magari qui di fianco, così poi posso fare tranquillamente l'azione mista e la butto direttamente qua, visto che tanto la mangiatoia è qui e non ci metto tantissimo. Poi la mangiatoia sia qui che dentro, quindi in questo modo potrei anche riuscire a risparmiare tempo. Qui di fianco no, perché il mix station, essendo abbastanza grande, più o meno è come quello che usava Marco nella sua serie in Brasile. Deve essere abbastanza grande, quindi dovrei usare quello lì, ma non penso, magari vedo di trovare una versione un po' più piccolina, diciamo, un po' più tascabile, perché avendo una quantità bassa di mucche non mi conviene. Qua intanto stanno producendo, qua debito c'è ancora, qui vabbè, è appena avviato la partita per quello. Comunque ho consumato un pochettino e quindi adesso vediamo. Soprattutto per il fatto di cibo energetico, perché non riesco a farlo. E un'altra domanda che vi faccio, che l'ho fatta anche prima, è come cavolo faccio a fare l'azione mista con quel caro miscelatore? Devo mettere una barra di paglia, una di fieno e un miscelato fermentato, ma non riesco a farlo, non so neanche il perché, boh. O che sbaglio qualcosa, che boh, non lo so. Non ho idea, comunque grazie a tutti voi che mi seguite e mi raccomando, continuate a farlo. Guardate tutti quanti i video ignoranti, video di Forest ignorante che sono sotto controllo perché contengono troppe bestemmie. E quindi non ci prendo un cacchio. E grazie anche per vedere la mia serie. Suggeritemi magari cosa poter fare. E sì, mi avete anche suggerito di cambiare questo rimorchio qui. E lo farò magari in qualche altra puntata. Vediamo. Niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a commentare, iscrivervi e tutto quanto. E alla prossima. Ciao ciao. Un salutino da qua dall'Olanda. E vedremo poi che altro si può fare con queste adoratissime mucche. Che ovviamente ho preso per uno scopo preciso. Che vedrete nelle prossime puntate. Niente, nella prossima faremo un po' di legname per toglierci via un po' di alberi e niente, alla prossima, ciao ciao!